Buongiorno, come stai? Spero bene. È un po' di giorni che non faccio video, ho approfittato di questo periodo di leggera più calma per farmi un po' dei giri turistici, in realtà tutti abbastanza in prossimità di casa mia, ma comunque anche il mio territorio, bene o male, come ovunque in Italia, è pieno zeppo di cose interessanti da vedere. Quindi questo sarà un po' un video recap degli ultimi eventi che hanno riguardato, ahimè, proprio i musei italiani e l'arte italiana e sussuolo italiano. Volevo accostare due eventi abbastanza imparentati, tutto sommato, anche se di tenore opposto, e da cui possono scaturire tutta una serie di riflessioni. Il primo accadimento di quest'estate, di cui io personalmente sul canale non avevo ancora parlato, è tutta la baraonda che è scoppiata attorno al fatto che Chiara Ferragni, come influencer, forse una delle più note influencer su scala mondiale, ha messo la sua fama al servizio della promozione del territorio e della cultura italiani e quasi in una sorta di racconto a tappe ha postato foto su Instagram e altri social in cui si trova in diversi luoghi d'Italia legati comunque alle vacanze, al turismo. Per esempio, si è recata proprio negli ultimi mesi alle Cinque Terre, comportando poi un boom di prenotazioni alle Cinque Terre nella mia regione. Ma sicuramente l'evento che ha scatenato più reazione è stato la sua visita al Museo degli Uffizi, tra l'altro una visita in chiave personale accompagnata a stretto giro come guida da niente po' di meno che il direttore attuale degli Uffizi, ovvero il tedesco Eike Schmidt, che gli ha fatto proprio da Cicerone tra le sale degli Uffizi aperte apposta per lei. Ho notato che lo scatto che ha suscitato più polemica è stato quello di Chiara Ferragni accanto alla Venere di Botticelli, perché comunque evocava anche un paragone tra le due bellezze bionde, quella del Rinascimento e quella attuale. E ho letto anche degli approfondimenti interessantissimi su come in qualche modo nel Rinascimento anche la modella della Venere di Botticelli, cioè Simonetta Vespucci, fosse un influencer ante litteram, per quanto si possano spostare certi concetti tra le epoche. Ma comunque Simonetta, che tra l'altro era ligure come me, era sicuramente un personaggio molto influente durante il primo Rinascimento. Era una donna famosa per la sua bellezza, amante di uno dei Medici, modella prediletta di Botticelli, che tra l'altro poi è morta molto giovane, purtroppo. Quindi il parallelismo sarebbe che comunque è una donna che un po' grazie alla sua immagine è riuscita poi a influenzare pesantemente il gusto dell'epoca, tanto appunto da diventare il volto dell'idea di bellezza di quel momento storico, soprattutto a Firenze. Ecco, questo accostamento chiaramente ha disturbato molte persone che vivono tutto questo un po' come una profanazione. Io posso dire dall'interno che in Italia questo è un discorso particolarmente complesso, perché esiste un problema a monte nella cultura in Italia, ovvero noi italiani, paradossalmente, non ce ne rendiamo conto spesso, ma siamo tra le popolazioni più, tra virgolette, passatemi in termine, snob in assoluto quando si parla di cultura. Siamo spesso dell'idea che la cultura sia un qualcosa di sacro. Abbiamo una venerazione per la nostra storia dell'arte che si avvicina molto al rispetto per la religione. Sarà che appunto molta dell'arte italiana è anche religiosa, però in realtà quel tipo di amore quasi quasi è concorrenziale a quello religioso, perché attiene anche in quel caso alla nostra identità. Noi sentiamo molto di più l'identità italiana attraverso le opere d'arte che non attraverso le guerre, come accade per esempio negli Stati Uniti. Per cui, se si fa il paragone tra la gestione museale italiana e quella degli altri paesi europei, si nota che spesso c'è un po' questa austerity, questa austerità nei confronti di certe cose, cioè l'idea che di certe cose non si debba scherzare, che si debba nutrire di rispetto per le opere d'arte, che si debba trattarle come delle sorte di reliquie che hanno anche una sorta di
aura da proteggere, che siano fragili chiaramente, eccetera, e che bisogna portare rispetto. Ecco, questo indirizzo, che è tipicamente italiano, ha un effetto collaterale tipico, di cui è probabile che anche voi a volte vediate i frutti, anche se siete un po' al di fuori dal contesto, ovvero quel tipico andazzo all'italiana per cui se tu non puoi fare le cose alla perfezione, allora non fai nulla. Se non puoi ambire al massimo nel realizzare un qualcosa, allora non si fa niente, cioè non c'è la via di mezzo tra queste due cose. Nello specifico intendo, se non puoi dare il giusto risalto alle opere d'arte, se non puoi dargli la giusta sacralità, il giusto rispetto, se non puoi far sì che tutti trattino le opere d'arte come meritano, allora non si investe sulla cultura, cioè. No, i compromessi non sono accettati, ecco. E questo è l'origine di molta polemica anche relativa a quando gli influencer irrompono un po' in queste elite, cioè che chiaramente l'influencer è un compromesso vivente. L'idea alla base è non riusciamo a mediare questo patrimonio culturale alla popolazione con i mezzi che ci sono propri, quindi utilizziamo i mezzi che i giovani riconoscono, con cui sono avvezzi, ci abbassiamo al livello di usare questi escamotage per attirare l'attenzione. E quello ovviamente è un compromesso. Che ci sia un po' di elitarismo nel campo degli specialisti è indubbio. E l'effetto collaterale è proprio quello che si crea. Il cosiddetto soffitto di cristallo, per cui tutto ciò che è al di sopra di questo soffitto diventa patrimonio di sempre meno persone, che hanno anche un linguaggio che comunque risulta ostico agli altri, e tutto quello che è al di sotto invece è pop, plebaglia, linguaggio troppo semplice, popolare. Tutto ciò che è al di sotto di questo soffitto è ugualmente deprecabile. Chiaramente, secondo l'opinione elitaria, che è condivisa anche da persone che non fanno parte dell'elite, è che Chiara Ferragni chiaramente sia al di sotto di questo soffitto. Lei fa parte di un linguaggio che nel contemporaneo funziona e che viene questo linguaggio sfruttato per piegare a un target diverso, qualcosa che non è per quel target. Io personalmente penso che sia anche questa una situazione in cui si indica la luna e si guarda solo il dito, nel senso che tutti ci soffermiamo sulla legittimità o meno del fatto che Chiara Ferragni possa diventare un mezzo per promuovere l'arte. Però in tutto questo dibattito non si parla della radice più importante, ovvero c'è un problema in come in Italia stiamo mediando la storia dell'arte al pubblico? C'è un problema che porta la gente a non varcare la soglia dei musei? Ci sono innumerevoli domande che stanno ancora prima della Ferragni che non vengono poste. La Ferragni in realtà è solo un cerotto di un qualcosa di problematico che comunque nella cultura sta avvenendo e che vi assicuro che ha un marasma, una sorta di mare in tempesta, perché c'è di tutto, c'è il discorso che comunque lo Stato non investe abbastanza sulla cultura, anche perché ne abbiamo troppa, anche perché in un'idea imprenditoriale comunque la cultura non è considerata abbastanza redditizia per fare quell'investimento. Il problema sta nel fatto di guardare la cultura con occhi imprenditoriali, che è un filtro legittimo, ma è comunque un filtro. L'idea che meriti la cultura di essere finanziata nel momento in cui fa rendere dei soldi, che anche quello potrebbe essere opinabile. E quindi si arriva lì al discorso, siccome non possiamo promuoverla alla perfezione, l'arte, la cultura, non facciamo niente. La Ferragni no, e quello là no, eccetera, eccetera. Come in tanti altri campi, come quello politico, anche nel mondo della promozione artistica, si finisce in Italia per avere una foresta di no. Quella cosa lì non va bene, l'influencer no, internet no, i new media no, il popolare no. Cioè, alla fine si sa esattamente cosa non si vuole, ma non è assolutamente definito cosa fare, cioè quale sia l'alternativa e no. E in questo continuo dibattito si crea sempre di più un buco nero in cui la mediazione culturale non avviene. A parte pochi esempi felici, in Italia ancora siamo a livello che la mediazione in un museo si ritiene essere quella di aprire la porta al pubblico e di controllare che il pubblico non distrugga le opere. Ah,
a proposito, questo ci fa approdare al secondo evento di quest'estate attinente al mondo dei musei. La settimana scorsa un turista straniero in Italia, per la precisione austriaco, ho anche scoperto che hanno riaperto le frontiere evidentemente, era in visita con un gruppo alla Gipsoteca di Possagno, in provincia di Treviso, e ha danneggiato un'opera, ovvero il modello in gesso della Paolina Borghese di Antonio Canova, quella che in marmo si trova in Galleria Borghese a Roma, e l'ha danneggiata per vandalismo. È un caso tipo il Mosè di Michelangelo, che un pazzo arrivato gli ha dato una martellata? No! Questo bravo uomo ha danneggiato la Paolina Borghese, il piede di Paolina Borghese, perché ci si è seduto sopra per fare un selfie. Un selfie. Non so se avete presente l'opera Paolina Borghese, ma lei è in parte sdraiata, adagiata su una sorta di triclinio, dello stesso materiale con cui era realizzata lei, quindi gesso e marmo a seconda dei casi. Quindi a tutti gli effetti la scultura ha l'aspetto di un letto morbido su cui è per metà sdraiata la donna. La Gipsoteca di Possagno è un museo meno noto, però fitto di opere di questo tipo, per quanto siano controllate sono veramente tante e tra l'altro non sono recintate, si vede bene dal video dell'evento. Però ecco, dicevamo prima, aprire il museo e controllare che il pubblico distrugga le opere. Io molto ingenuamente direi il pubblico dovrebbe saperlo già che le opere non si toccano. E invece no, quando ormai più di 10 anni fa ho iniziato facendo la custode nei musei, mi stupiva di quante persone, anche d'età, quindi non c'entra il discorso di essere giovani e ingenui e una generazione ignorante, tutti quei discorsi, no, persone che tendenzialmente sono vissute in un'epoca in cui c'era sensibilizzazione verso il patrimonio e tra l'altro persone che visitavano i musei, quindi si presume già di un livello più preparato, e mi stupiva delle volte, infatti lo dicevo a occhi sgranati, di dover dire non si tocca. Io è una cosa che ho imparato fin da quando ero bambina, in cui per esempio vai nelle città che magari hanno una statua di bronzo e c'è la tradizione di toccare magari una parte di questa statua di bronzo e vedi che questa parte che viene toccata da tutti perché porta fortuna è tendenzialmente molto consumata dalle statue di bronzo, addirittura diventa di color oro la parte che viene toccata da tutti perché ogni persona che tocca comunque non è innocua, lascia un segno, abbiamo tutti comunque una patina di pelle morta, di sudore, di la qualunque, lo stiamo imparando proprio in questo periodo. Quindi pensare che c'era comunque tutta un'utenza dei musei che arriva nel museo e non sa o non si ricorda che l'opera non va toccata in alcun modo, che non si è responsabilizzato, vuol dire che c'è un fallimento della mediazione comunque. Ripeto, la mediazione non è principalmente assumere il custode che te lo dica che non devi toccare le opere, la mediazione sarebbe istruire la popolazione italiana e mondiale che sono partecipi loro nella conservazione delle opere, cioè ciascuno di noi non toccando un'opera contribuisce alla sua conservazione per i posteri. Invece no, mi ritrovavo nei musei delle persone che davanti a un dipinto che non aveva il vetro davanti, perché comunque la pittura a olio è sempre meglio, se possibile, lasciarla respirare, magari indicavano una parte del dipinto e non è che le indicavano e basta, mettevano proprio il dito sulla pittura, cioè qui, è qui, lo vedi che è qui? E tu dici, non si tocca, cioè non so come dirvelo. E lo stesso a Possagno, cioè nel video si vede questo turista austriaco che decide che siccome quello è un letto, lui ci si può sedere tranquillamente per fare la foto, l'avrebbe fatto anche se non fosse un selfie comunque. Nei giornali hanno scritto selfie, ma in realtà dal video si vede che lui è in posa, ma comunque io sono sicura che anche in un'epoca in cui selfie non esistevano, sicuramente comunque l'avrebbe fatto, perché se tu ritieni di poterti sedere accanto a Paolina Borghese, lo fai, a prescindere che sia un selfie o no. Quindi non facciamo l'errore di agganciare questo atteggiamento a una corruzione dei tempi degli ultimi anni, perché
Non è assolutamente vero. Avrebbe fatto la stessa cosa e l'ha fatta anche stando in posa mentre qualcuno gli faceva la foto. E nel sedersi nello spazio vuoto davanti a Paolino Borghese, quest'uomo ha schiacciato il piede di Paolino Borghese che, essendo in gesso, è andato in, non dico mille pezzi, ma diversi pezzi, ecco, comunque richiederà un restauro. Tra l'altro ha avuto una reazione perplessa, cioè un po' toccato i pezzi rotti del piede, ma poi se n'è andato, come dire, vabbè, capita, succede. A parte che non lo dovresti fare neanche se rompessi una sedia in un ristorante, ma comunque pazienza. E anche lì l'errore potrebbe essere dire: ecco, vedi che ho ragione, le influencer o gli influencer che vanno nei musei a farsi le foto con le opere, poi spingono la gente ad andare nei musei solo per cosa di moda e a trattare le opere come se fossero stracci. Però anche lì, secondo me, il problema è il dito, cioè quell'enorme buco nero con cui ormai da diversi decenni evidentemente non si sa più mediare il patrimonio culturale. È ovvio che questo è austriaco, quindi è un problema dell'Austria più che dell'Italia. Però noi ci facciamo i conti in casa e devo dire che sto riscontrando una vera e propria difficoltà nel riuscire a far interessare le persone all'arte, alla nostra storia, senza che l'arte diventi una sorta di giocattolo, una sorta di reliquia appunto da fotografare e mettere su Instagram. Cioè, se non c'è una via di mezzo tra queste cose, tra non considerare l'opera d'arte e il trattarla come un giocattolo, come se si stesse facendo una sorta di foto turistica, soprattutto finalizzata a far vedere che si è lì fisicamente. Questo vuoto tra questi due estremi mi sembra che non sia riempito in alcun modo. E questo si vede dal pubblico. Il pubblico dovrebbe partecipare dell'orgoglio verso il patrimonio artistico e della conservazione delle opere. Invece si sta rischiando di andare nella direzione di provare a mediare le opere, però in realtà farle diventare soltanto delle specie di foto-op, degli oggetti di scena da utilizzare nelle proprie foto, senza che però lasciano nulla, e fa particolarmente ridere perché sembra appunto che in Italia si sia così fortemente schierati verso il rispetto per le opere d'arte, verso la loro sacralità, e poi questo atteggiamento non si è in realtà condiviso perché le persone, anche nel modi più basilari, come il fatto di non toccare le opere, non lo sa quasi, non si pone il problema. Tutta una serie di cose che vengono indicate come problemi in realtà sono solo mezzi dei problemi, nel senso che, per esempio, è vero che il selfie come nuovo trend fotografico ha comportato, per esempio, come pericolo il fatto che ci si avvicina di più inconsciamente. Lo noto anche, per esempio, durante i festival del cinema, che attori e registi sono molto più infastiditi dal selfie perché portano istintivamente la gente ad avvicinarsi più fisicamente, a invadere lo spazio fisico della persona, mentre con la foto classica semplicemente si andava dalla persona e gli si diceva: posso fare una foto con te? Ok, allora si disponevano, un'altra persona faceva la foto ed era tutto tranquillo. Adesso tendenzialmente arriva la persona che mette un braccio attorno alle spalle del malcapitato e dice: ah, facciamo la foto insieme, senza neanche l'altro abbia dato un consenso. Quindi che il selfie comporta un avvicinamento eccessivo è vero, e tra l'altro in questo periodo fa particolarmente ridere perché tanto più non è il caso, però non si può indicare quello e non si può indicare la Ferragni come l'origine di tutti i nostri problemi, cioè quelle sono solo dei sintomi, delle pezze, perché c'è bisogno di chiamare un influencer per promuovere tra l'altro gli Uffizi, non il Museo di Possagno o il cimitero sperduto in qualche provincia, cioè stiamo parlando comunque del museo italiano che attira da sempre più pubblico. È veramente la parte interessante chiedersi perché si sente l'esigenza di convocare una Ferragni per valorizzare gli Uffizi, perché non ci sono ulteriori strategie oltre a questa che ci si possano accostare. Tra l'altro poi rischiando l'effetto collaterale negativo che la gente si prende coscienza dell'esistenza di quelle opere, ma poi le considera appunto dei giocattoli, come ha fatto il signore austriaco con la Paolina Borghese, che l'ha considerata una bambola a sua disposizione. Sicuramente questo è un momento difficile per i musei, se ne è tanto parlato. Le situazioni di emergenza non sono di beneficio
assolutamente a contesti come il turismo culturale o come il cinema, per esempio, che alla fine è diretto parente di quell'ambito. Si sperava proprio nell'estate per riavvicinare un po' le persone a questi mondi. Io in generale non ho una simpatia estrema verso il museo come concetto, non mi piace l'idea del luogo contenitore di cose, la trovo un'idea molto passatista. Secondo me la chiave di volta, il concetto, visto che purtroppo il museo spesso è necessario per conservare bene le opere, la materia delle opere, è andare, come già si sta cercando di fare, come si sta facendo abbastanza all'estero, verso l'idea del museo come esperienza. L'idea che quando entri in un museo tu comunque sei protagonista di un racconto, di una narrazione. Quello, per esempio, mi piace molto e secondo me è quella la direzione di mediazione verso cui si dovrebbe andare. L'idea che comunque andare in un museo voglia dire 2 o 3 ore di intenso coinvolgimento in una storia che ti viene narrata e non solo bighellonare in mezzo degli oggetti pur belli in un contesto asettico. Quindi la mia esortazione è che se si è critici o favorevoli, è sempre bene andare a cercare a volte le ragioni che stanno dietro certi fenomeni e non fermarsi solo al commento verso l'evento in sé che poi si scarica subito perché 2 giorni dopo non se ne parla già più. Sicuramente i new media sono una chiave possibile. Però bisogna usarli nel modo giusto. Come tutti gli strumenti, il senso è quello di trovare come lo strumento possa essere messo a servizio di quell'esigenza e non il contrario. Cioè, è interessante vedere come Instagram possa fare del bene al museo e non far sì che sia il museo a diventare una vetrina tra le tante per Instagram, ecco. Bene, questo era il riassunto del periodo estivo. Alla prossima tornerò a fare video un po' più monografici. Ormai il mio canale finalmente credo si possa dire abbia superato la fase beta, più o meno. Ormai ho preso dimestichezza, quindi vi mando un bacio e spero da settembre di poter organizzare bene le mie rubriche o anche no. Ricordate, tra l'altro, che inizio settembre c'è un punto fisso dell'universo che non patisce alcuna pandemia, alcuna epidemia, cioè il Festival del Cinema di Venezia. E io sarò lì, quindi sarà sicuramente un inizio autunno col botto. Va bene, vi saluto, un bacio a tutti.